Questo progetto nasce con l'intenzione di calarvi all'interno di quello che è un gioco da tavolo, The King's Dilemma. Un gruppo di ragazzi si siedono attorno a un tavolo, inscenano delle casate sedute ad un concilio e giocano, ruolano, potremmo dire, per cercare di portare le situazioni nella loro direzione, o quantomeno in quelle che pensano possano essere più vantaggiose per la propria casata ed i propri obiettivi. Capitolo secondo. Epoca di conquiste e di rinunce. Il regno di Ankhist, sotto la guida di Re Harold V e del Consiglio alle sue spalle, si trovò ad affrontare nei suoi anni maturi una serie di decisioni cruciali che ne avrebbero plasmato il futuro. Il Consiglio delle Casate si trovò di fronte a un'inattesa ma pericolosa novità. L'alto comandante aveva ricevuto un messaggio preoccupante dai soldati al confine nord del Marchesato di Tork. Dei contrabbandieri Scaram stavano offrendo grandi quantità di ferro rosso, un nuovo metallo straordinario in grado di spezzare anche l'acciaio più resistente. L'esercito chiedeva la maggior parte del metallo per rafforzare le sue forze e così fronteggiare l'eventuale rischio. Ma non sfuggì certo alle casate di Blodin e Willio la possibilità di trarre grandi profitti commercializzandolo. Il dibattito fu quindi acceso, con le casate Alduin e Gamam che sostenevano il rafforzamento dell'esercito, mentre le altre due puntavano fortemente alla via del commercio. Alla fine, e non senza fatica, prevalse la prima fazione, sostenendo che un'economia forte richiede un forte esercito pronto a proteggerla. L'alto comandante avviò quindi i contatti con i contrabbandieri per ottenerne il ferro rosso, destinandone solo una piccola parte ai mercanti. Come segno di riconoscimento per i nuovi e prosperi affari, i contrabbandieri regalarono al re una spada superba in ferro rosso, chiamata Marea Scarlatta. L'esercito la elesse addirittura ad emblema, così che chiunque ne potesse veder svolazzare l'effigie in ogni campo da guerra. Tuttavia, il ferro rosso si rivelò più difficile da lavorare del previsto a causa della sua eccessiva durezza. Solo alcune splendide lame vennero realizzate da esso, tutte destinate ovviamente ai reggimenti d'élite. Poco dopo, la portavoce del popolo riportò una notizia preoccupante. Una siccità senza precedenti aveva colpito le terre del Marchesato di Tyrill, devastandone i raccolti e decimandone il bestiame. Il prezzo del pane era salito alle stelle e la povera gente non poteva più permetterselo. Il regno di Muir si offrì quindi di supportare Ankhist vendendo delle partite del proprio grano. Era forse un sogno o c'era qualcosa di più? Il prezzo richiesto da Muir era infatti estremamente economico. Così economico da rendere il consiglio decisamente sospettoso. Alcuni parlarono di derrate forse andate a male, altri addirittura sospirarono di un possibile veleno miscelato al grano. Soppesando i potenziali rischi, ed al sicuro dietro la certezza che loro la fame non l'avrebbero mai patita, duchi e marchesi decisero di evitare l'offerta di Muir. Malgrado la decisione fosse stata presa con l'intenzione di evitare rischi maggiori, la popolazione più povera si trovò costretta a subirne le conseguenze e così si diffuse il malcontento nelle strade cittadine più povere e nei vicoli più malfamati. A sfregarsi le mani restarono solo il tesoriere reale e qualche altro cortigiano. Essi vedevano nella cautela un segno di responsabilità finanziaria da parte dei duchi e dei marchesi. Ma il destino aveva in serbo un altro colpo per Ankhist. Da qualche mese, infatti, si erano persi i contatti con i contrabbandieri del ferro rosso e in molti pensavano fossero caduti in mano ai predoni Scaram che infestano le montagne settentrionali. Alcuni suggerirono quindi di inviare un contingente militare per indagare, magari recuperando anche i contatti persi. Ma, dopo accesi dibattimenti tra le solite due fazioni, la decisione finale fu di non far nulla. Non passarono che poche giornate prima che il cadavere di un contrabbandiere arrivasse al Marchesato di Tor, legato a un cavallo. Un rosso pugnale conficcato nella schiena e una lettera in mano. La lettera portava il sigillo del regno di Enkal e recitava: «I vostri uomini hanno violato le nostre montagne. È stata eseguita una giusta sentenza». Il messaggio era scritto in inchiostro rosso e l'emblema di un guanto confermava la provenienza da Enkal. A seguito di questi eventi allarmanti, si avvisarono gli esploratori al confine nord di tenere d'occhio questi aggressivi vicini, il cui potere militare rimaneva ancora sconosciuto. I contatti con il regno di Enkal si erano persi da decenni. Inoltre, quel povero popolo era sempre stato considerato nulla più che inoffensivo, al pari delle tribù nomadi Scaram che vivevano nelle brune colline. Una scocciatura, ma nulla di più. Ora che la scoperta del ferro rosso era sul tavolo del dibattimento, era forse emersa una nuova minaccia. Da occasionali esploratori arrivarono addirittura voci di un'imponente fortezza Cremisi,
avvistata nella sua possenza nelle aspre terre di confine con Enkal. La scelta di non inviare l'esercito aveva poi portato del malcontento tra i mercanti. Essi, spinti dalla paura di fare la fine degli abbandonati contrabbandieri, si sentivano poco sicuri nel cercare nuove opportunità oltre il confine del regno. La colpa del malcontento finì per ricadere sulla casata Wilio, che fieramente si era battuta per il no, proprio per evitare i rischi di una nuova guerra con una forza sconosciuta. A chiudere l'era di Re Harald V arrivò una nuova importante decisione. L'antico culto della madre presentò al consiglio un dibattito sulla schiavitù. Questa pratica, seppur ormai diffusa, ci aveva riportato alle ere più buie della conoscenza, allontanandoci dagli occhi della madre. L'economia era però così fortemente legata ormai alla schiavitù da rendere il dibattito aspro e furente. Alla fine, a prevalere fu la casa Gamam, che, nonostante i rischi economici, sentenziò come la vita fosse cosa ben più importante delle considerazioni mondane e ciniche riguardanti i costi del lavoro. La schiavitù, proveniente dalle dune di Confurtà, fu quindi nuovamente abolita con decreto immediato e i principi morali di Ankhist vennero riaffermati. Ogni schiavo di quelle sabbiose terre in grado di raggiungere il nostro illuminato regno sarebbe stato considerato affrancato dalla schiavitù. In quelle stesse notti, un ormai anziano re Harald V volò in sonno tra le braccia della madre, lasciando il regno di Ankhist in mano al proprio erede, Brian Vorner III. Il padre, supportato dalle nobili casate, aveva mantenuto il regno stabile malgrado le difficoltà. La storia di Ankhist, però, proseguiva ancora, con nuove sfide e opportunità all'orizzonte. Il re era morto. Evviva il re!